Ciao a tutti, buongiorno, eccomi qua, sono di nuovo qua con un nuovo personaggio. Oggi vi presento Pier Giorgio Colli, per chi non lo conosce. Ciao a tutti, ciao Roberta. Pier Giorgio, vuoi raccontarci chi sei a chi da casa ci sta seguendo e non sa? Sì, allora faccio musica da parecchio tempo. Ho cominciato fin da bambino a suonare, a scrivere le prime canzoni. Diciamo che le cose un po' più serie sono venute nel 2005, quando è uscito il mio primo disco. Sono nato per questo. Vogliamo anche dire che genere di musica tu Sì, fai? genere hip hop e rap, anche se spazio un po' anche in altri generi. Sì. E dopo niente, dopo ho fatto un altro disco che era Nudo come al solito, ed è uscito poco tempo fa il disco Joker. Che l'ho ascoltato ed è anche molto bello. Grazie. Raccontaci qualcosa di più di te. Ci facciamo un momentino conoscere da casa. Sì. Ma ho iniziato a studiare al conservatorio, ho fatto 8 anni di musica, come strumento principale le percussioni, e dopo diciamo che mi sono dedicato anche alle tastiere e a comporre le canzoni, diciamo anche con le tastiere, col pianoforte, come Sì, tutto. anche perché diciamo che tu sei le tue canzoni, le parole sono tue Esatto, parole e anche le sì, musiche sono esatto, quasi tue. tutte mie. Ci sono qualche collaborazione, soprattutto nel nuovo disco di Mr. Piraz, e altre collaborazioni come featuring a livello proprio di canzone, di testo. So che hai parecchi video anche pubblicato. Sì, ho pubblicato video su YouTube. E magari diciamo anche alla gente, magari se vuole andare a vedere o Certo, se... ma su YouTube basta cercare Dolby con la I normale, con la italiana, e vengono fuori un bel po' di videoclip che abbiamo girato, tipo E questa, o Compatibili, che è una canzone un po' più così romantica, o anche il videoclip Andy Casanova, che è dedicata al mio amico regista. Sì. So che sei comunque tu pieno di progetti sempre, qualche progetto futuro? Ah, il mio progetto futuro è quello di realizzare un cortometraggio, una specie di Infatti avevo cortometraggio, scritto. tipo una specie d'azione, proprio un corto dove dobbiamo ancora organizzarlo, però sto cercando di realizzarlo prima possibile. Una curiosità. Diciamo, giusto per mettere, diciamo, un po' di pepe, diciamo, alla situazione. So che hai avuto delle polemiche, sono state polemiche tue contro Sanremo. Ce lo racconti? No, Ma no, perché semplicemente secondo me è giusto che la gente sappia come ovvio. funzionano certe cose. Sì, cioè praticamente Sanremo, secondo me, per partecipare a Sanremo comunque bisogna essere appoggiati e soprattutto spinti, mandati da personaggi importanti. Quelli un po' da soli credo che è un po' più difficile, insomma, arrivarci. Bisogna avere le conoscenze giuste. Credo di sì. Credo di sì. E secondo te, quel mondo, secondo te, adesso ci pensi ancora ad andare a Sanremo o secondo te un capitolo chiuso quello? Beh, no, magari ci penserò un po' più avanti, magari appunto avendo qualche spinta un po' più importante dietro alle spalle, Quello che io non sapevo comunque è che sono rimasta un po' così, che uno per partecipare a Sanremo deve no? pagare. Sì, anche E questo mi parecchio. sembra assurdo un Sì, poco. solo la domanda costa parecchio per partecipare, però ci sono tantissime persone che partecipano, dopo si sa, Ma insomma. secondo me non sarebbe neanche giusto comunque. Qualcos'altro di te? Le tue canzoni, Sì, da dove vengono? A cosa ti ispiri? mi ispiro principalmente al mondo femminile. Sì, beh, Questo questo credo si che era capito. si era già capito, però dipende, cioè io all'inizio prima faccio la musica e dopo in base a se la melodia è più così allegra o più lenta o più così più romantica, decido anche il testo che devo scrivere. E Joker, da dove arriva? Joker è nato dalla passione per il film, ovviamente Batman, ma anche proprio co come c'è stato un periodo in cui vivevo come Joker e magari sto vivendo ancora un po' adesso. Ma secondo me bisognerebbe essere tutti un po' Joker. No, è vero, si vede sicuramente meglio. Sì, questo è sicuro.
E progetti abbiamo già detto, so che hai creato una linea di gadget proprio per i tuoi fans, diciamo. Sì. Braccialetti, magliette, frisbee che andavano quest'estate, poi c'erano anche giacche, insomma cerco anche, adesso vedremo la linea invernale di ampliarla. Eventualmente se qualcuno fosse interessato dove può trovare? Ma può contattarmi o su MySpace, anche lì basta cercare Dolby che viene subito la pagina, oppure tramite il mio sito che è www.dolbyrdf.it. E poi ti trovano anche su Facebook. Esattamente, sotto Pier Giorgio Colino. Sì, perché non tutti sanno. Altre cose da dire? Per esempio? È sempre qualcosa di te, sempre qualcosa del tuo ultimo disco? Sì, sì, novità, grazie alla Pyramids di Milano, che è un'etichetta, e il disco è acquistabile dagli store online da tutto il mondo. Ecco, quindi, perché infatti il tuo disco non è che si trova nei negozi. No, anche perché tra un po' non so quanti se ne troveranno nei negozi. Sono la gente acquista, magari si scaricano anche dall'iPhone direttamente il disco, infatti. O il singolo pezzo. Quindi possono scaricarlo. Esattamente, e pagano sempre, ovviamente. Comunque lo trovano sempre nel tuo sito. Lo trovano, e adesso il sito lo stiamo aggiornando, roba di cosa di giorni, però basta cercare su Google Dolby Joker e vengono fuori parecchi store. Sì, o se no si mettono in contatto direttamente con me, sì. E altre cose da dire? Abbiamo parlato tutto e tutto velocemente. Niente, pubblicizziamo comunque di nuovo il tuo disco. Sì. Compratelo, perché io l'ho ascoltato, è molto bello. Grazie. Magari la prossima volta ci vieni anche a cantare un pezzo. Certo, qua. Certo, come no. E se volete anche parlare con Pier Giorgio, lo trovate comunque, come abbiamo detto, su Facebook, nel suo sito, su MySpace. Scaricate il disco, compratelo. Esatto. E altro? Niente, io saluterei la gente a casa. Tu saluti tutta a casa, però torni la prossima volta. Sì, allora. Certamente. Allora, salutiamo tutti, salutiamo di nuovo Pier Giorgio, salutiamo Joker. Grazie. E ci vediamo la prossima volta. Ciao. Ciao.